Si sono svolti questa mattina in cattedrale funerali dell'avvocato Federico Italia, scomparso domenica all'età di 87 anni. Italia, avvocato siracusano, tra i più apprezzati e per 10 anni, dal 1992 al 2002, presidente dell'ordine professionale, era iscritto all'ordine degli avvocati dal 1954 e all'albo dei cassazionisti dal 1966. È stato anche rappresentante del distretto di Corte d'Appello al Consiglio Nazionale Forense. Ieri la Camera Ardente allestita a Palazzo Vermè nel Salone Paolo Borsellino per permettere ad amici e parenti di rendere l'ultimo saluto all'amico e al professionista. Una cerimonia composta, quella di stamattina, e discreta, come in tanti hanno ricordato fosse l'avvocato. Amici, ciascuno con un aneddoto per ricordare la sua professionalità e l'integrità. Anche nelle parole del sindaco di Siracusa sono queste le qualità messe in luce. Un professionista la cui statura e preparazione era riconosciuta da tutti e che per questo motivo è stato consecutivamente per un decennio presidente dell'ordine. Un avvocato, ha sintetizzato il primo cittadino, che ha contribuito alla formazione di intere generazioni di suoi colleghi.